tutti, benvenuti o bentornati sul canale. Io sono Giulia, per chi non mi conoscesse, e oggi andiamo a fare un bel trucco semplice seguendo la mia stagione armocromatica. Ebbene sì, finalmente anche io sono entrata nel mondo dell'armocromia, finalmente anch'io so a quale stagione appartengo, cosa che un po' mi aspettavo, ma ero indecisa effettivamente tra due stagioni perché ci poteva stare effettivamente, però alla fine è uscito fuori quale stagione sono. Allora, prima di dirvelo, ovviamente vi lascio un po' con l'hype della cosa, anche se magari non ve ne frega niente, però vi lascio un po' con l'hype prima di dirvelo. Scrivetemi qua sotto che stagione pensate che io possa essere prima di andare avanti col video, perché tanto ve lo dirò un po' più avanti quando proprio inizierò a fare il trucco. Perciò adesso vi parlo un attimino della questione armocromia. Tempo fa era sulla bocca di tutti, a volte anche un po' accentuato e forse troppo asfissiante questo discorso dell'armocromia, che a me aveva fatto passare la voglia di saperlo perché era diventato veramente troppo ossessivo il discorso. Però nulla toglie che questa tipologia di analisi, secondo me, è interessante perché l'armocromia, da quello che ho capito, serve anche per, cioè, serve per esaltare proprio i colori naturali, quelle cose che possono starti bene per farti vedere anche meglio, anche con certi colori addosso, perché comunque c'è uno studio dietro, quindi è proprio lo studio dei colori, come reagiscono nei confronti delle persone. Io non ne so tantissimo, quindi è quello che ho capito io e penso che questo sia il metodo di funzionamento della, appunto, armocromia. E cosa è successo? Perché io ho fatto finalmente una seduta di armocromia, perché tempo fa, parlando con una ragazza su Instagram, una ragazza che conosco da diverso tempo, che so che stava studiando l'armocromia, e le ho detto: ma sì, prima o poi mi faccio fare un'analisi, no? E allora è uscito fuori il discorso e lei mi ha proposto di fare una collaborazione insieme, non retribuita, che però poteva darmi anche un codice sconto per chi magari potesse essere interessato a farsi fare una seduta armocromatica. Allora, adesso vi spiego più o meno a grandi linee in cosa consiste. Allora, lei al momento fa sedute online che sono super efficaci, l'importante è seguire le istruzioni che ti vengono fornite. Lei ti manderà un PDF dove ci saranno tutte le istruzioni, i vari colori e come fare le fotografie da inviarle per appunto fare l'analisi. Io qua sotto nell'info box vi lascio il suo profilo ufficiale per appunto fare le sedute, dove ha una storia in evidenza dove spiega i suoi servizi, come funzionano, i prezzi che hanno, e vi lascia anche il codice sconto qui e sotto nell'info box, così se foste interessati potete direttamente contattarla tramite direct e lei vi spiegherà tutto quello che c'è da fare. Allora, io spendo due parole in merito, perché essendo che io non l'ho mai fatto, non ho un metodo di paragone, però per mia esperienza posso dire che mi sono trovata molto bene, perché le istruzioni che ti dà sono ben chiare e in più ti abbina i colori, i nomi dei colori al colore, ed è molto più semplice ed efficace andare alla ricerca di un determinato colore per poi farsi le fotografie. Quindi poi vabbè, c'è scritto proprio tutto nel dettaglio. Lei è sempre molto disponibile nel caso ci fosse qualcosa che non hai capito bene, anche appunto a spiegartelo meglio. E in più è una persona molto carina, quindi io vi invito caldamente, se avete interesse a fare appunto a scoprire che stagione appartenete. Secondo me lei è stata molto carina ed è molto carina. Arrivata a questo punto, forse possiamo iniziare. Mi vedete già mezza truccata perché io in realtà non dovevo registrare questo video oggi, ma in un altro momento, ma è incominciato a diluviare, quindi mi sono saltati un po' tutti i piani. Un leggero zoom giusto per avvicinarmi un pochino e adesso vi andrò a dire quale stagione appartengo. Secondo me, se vi faccio vedere una palette, una basta perché basta quella, secondo me riuscirete a capire esattamente a quale stagione potrei appartenere, specialmente in questa fascia qua.
Dai, vi do un po' di tempo. Secondo voi a quale stagione appartengo? Ci siamo arrivati, molti lo sapevano già, io un po' lo sapevo, un po' ci speravo perché effettivamente è una delle mie stagioni preferite dell'anno ed è l'autunno. Sono autunno profondo. La mia palette appunto rispecchia tutti questi colori autunnali che possono essere dei rossi. Anche dei blu, dei viola, melanzana, questi colori molto intensi, magari vi lascio un qualche tipo di colore di riferimento. Allora, ovviamente mi ha dato una palette da seguire, io adesso me la vado a guardare, così cercherò di rispecchiare al meglio i colori che mi ha indicato che mi stanno meglio. Che per cambiare, perché sarebbe scontato che io facessi un look verde, perché io faccio sempre look verdi. Che strano, vabbè, comunque. Per cambiare un po', pensavo di dirigermi su questi colori qua un po' rossicci, marroni molto caldi, molto rossi, perché comunque sia, sono molto vicini. Io sto guardando da qua la mia palette, quindi per quello che guardi là, e sono molto vicini ai colori che effettivamente fanno parte della palette autunno. Quindi, io essendo autunno profondo, ho sicuramente dei colori un po' più profondi e non brillanti che. Però nessuno vieta di usarli perché non è che è una legge, nel senso sono dei consigli cromatici che sono colori che ti esaltano. Quindi io direi che così senza ulteriore indugio vado a prendere questo colore qua per pulire un po' la mia palpebra e poi subito dopo penso che andrò ad applicare questo colore qua, che non vedo come si chiama, Quicksand, che è tipo un color sabbia. Allora, vediamo un po' cosa esce fuori. Questo colore è abbastanza chiaro per illuminare tutto. Ok, adesso vado appunto a prendere questo colore un po' sabbia, che effettivamente è un colore caldo, come vedete. Vediamo un po', facciamo questa prova. Io ultimamente non mi trucco tanto in realtà, cioè se non per fare i video, mi trucco poco. Perché sono in una fase in cui non mi vedo con niente. Boh, sarà anche la pigrizia di struccarsi dopo, eh. Però ultimamente faccio fatica a vedermi truccata. Allora, questo colore non è proprio in palette, da guardare dalla mia palette, però mi serve una transizione, quindi devo per forza mettere un colore di transizione, sennò diventa un pugno in un occhio. Ok, adesso vado a prendere un po' di squash di questo color qua, questo arancionino bruciatino, e vado a prendere un pochino con lo stesso pennello sempre e lo metto qui concentrato in questa zona qua. Sono colori che tra l'altro a me piacciono veramente tantissimo, ma effettivamente nel make-up io non è che li utilizzo granché, ma perché forse quando mi trucco io uso molto i colori un po' più appariscenti, ecco. Adesso vado a prendere un po' di questo rossiccio, questo qua. Un po' desaturato, questo qua che si chiama Brick, perché hanno più o meno la stessa altezza di tono, quindi non dovrebbe essere più scuro. Li vado a mixare insieme praticamente, cercando di creare un terzo colore. Quindi per rendere il tutto un po' meno giallo, perché il giallo a quanto pare non è un colore che mi appartiene. Infatti, il motivo per il quale io non mi sono mai vista bene con il colore tipo. Senape, mostarda, questi colori qua. Ogni volta che me li mettevo addosso, mamma mia, mi sbattono un sacco. E tra l'altro, io sono sempre stata abbastanza convinta che questi tipi di colore in realtà facessero parte dell'autunno, ma magari fanno parte dell'autunno, ma non dell'autunno profondo, magari di un autunno. Boh, soft, non lo so, io non so bene adesso le categorie, sto sparando un po' a caso, ma. Ok, già mi vedo molto bene così, ecco. Ecco, questo tipo di colore già è un colore che,
Secondo me mi dona particolarmente, infatti l'ho sempre abbastanza utilizzato. Vado a prendere questo colore qua, un po' più scuro per intensificare. Tra l'altro, queste palettine di Beauty Bay, che io ho già fatto diversi video con queste palette, e magari se mi ricordo vi lascio le schede qui da qualche parte. Le ho usate parecchie volte in diversi modi, ad esempio adesso non avevo niente se non un po' di correttore appena appena fissato con un velo di cipria e scrivono da Dio, come potete notare. E tra l'altro hanno pochissimo fallout. Ah, vado ad aggiustare un attimino la base, pulisco un po' la forma e arrivo subito. Adesso che mi sono un po' ripulita, ho messo anche un po' di ombretto sotto per dare continuità e vado a mettere anche un po' di matita marrone, matitina di Lamelle, che tra l'altro sono favolose, che è in realtà è un po' violacea come colore, così abbiamo spezzato un po' dai marroni con un po' di viola. Perdonatemi se non ho proprio azzeccato in pieno i colori, però più o meno pressappoco, abbonatevi e vado un po' a tamponare sempre col marroncino di prima. Almeno così abbiamo dato anche un po' di intensità, perché giustamente per l'autunno il nero non è proprio consigliatissimo. Bene, adesso arrivato a questo punto, in realtà uno potrebbe fare o un look più opaco oppure metterci dello shimmer. Io andando a considerare il fatto che sono neutra calda, potevo optare per qualcosa, cioè qua ce n'è di shimmer, ce n'è veramente tantissimi. E io pensavo di andare a mettere una cosina tipo così un po' champagnino, che lì sembra molto freddo, in realtà se ve lo dico a fare, c'è anche un po' di verde dentro, così ho proprio messo tutti i colori del mondo. Metto un po' di questo colore che sto usando, che è questo qua sopra, questo qua che ha dei riflessi verdi, poi dopo vado ad aggiungere un po' di questo che è un po' più caldino. E lo sto mettendo con il pennello perché non voglio che sia troppo intenso il colore. Però voglio che dia un po' di luce, perché questi qua sono molto potenti, con le dita sono paraflash proprio. Allora, questo è quanto per quanto riguarda gli occhi, che adesso vado a rinfrescare un po' il mascara. E non sono sicura di aver proprio azzeccato tutti i colori, però ci ho provato con questa palette perlomeno. Poi sicuramente faremo altri look con altri colori, specialmente con i verdi. E adesso devo mettere il blush. Questo blush io penso che possa andare bene. Allora, questo qua è di She Glam, della colazione, io ho sempre fame, voglio mangiare. Vabbè, della collezione di Love Dive, che era la vecchia collezione di San Valentino di She Glam, questo blush è molto bello, e si chiama Rose to the Occasion, ed è un bellissimo colore. Adesso è il momento delle labbra e direi che rimarrò abbastanza nude perché non voglio strafare. Vado a utilizzare una matita marroncina sulle mie labbra, ovviamente un marrone caldo per rimanere comunque in tema. Questa è una matita di She Glam che purtroppo non ha nome, c'è solo il numero che è 525. Questa cosa che non mettono i nomi sulle cose mi fa un po' girare le scatole. Adesso vado a tamponare un po' di questo orsetto di Astra, che è uno degli Hypnotize. Questo qua è nella colorazione 21 Optimistics. Vado a mettere anche un po' di questo prodotto labbra sempre di She Glam, che è un lip plumper in teoria, ma secondo me non plumpizza niente però ha un bellissimo effetto lucido. Voilà, così ho ammortizzato un po' troppo perché non mi piaceva quell'effetto un po' troppo arancione. Allora, questo è il trucco finito che ho realizzato appunto cercando di seguire il più possibile quello che è la palette che mi è stata data da Arianna.
Io vi ricordo che se siete interessati a fare seduta di armocromia, vi lascio i contatti qui sotto di Arianna con il mio codice sconto qua, così vi avrete un piccolo sconto che schifo non fa mai. Fatemi sapere se la farete, fatemi sapere se voi già sapete che stagione siete qui sotto in un commento, mi raccomando. Io pensavo di essere un po' più verso l'inverno, anche se speravo di essere autunno, perché, come ho detto all'inizio, è una delle mie stagioni preferite, quindi va bene, sono contenta, un po' benissimo così. E niente, detto questo, io vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale, di mettere un bel pollice in su, mi raccomando, per supportarmi. E faremo altri video al riguardo se vi interessa. Sul mio canale trovate già un altro video riguardo all'armocromia, dove ho provato a truccare appunto una mia amica, che lei è una tipologia di inverno, che vi lascio qui da qualche parte, così se volete andarvelo a guardare. Anche lì non sono stata proprio bravissima al 100%, però diciamo che più o meno ho cercato di seguire la palette che avevo a disposizione. E niente, arrivati a questo punto, a me non resta che mandarvi un grosso bacio gigante, come sempre, e ci vediamo a un prossimo video. Ciao!